come Movimento per la Crescita Felice abbiamo scritto nello statuto che non partecipiamo a nessun tipo di elezione e che non sosteniamo nessuna forza politica. Questa è la nostra cosa. Questo non vuol dire che noi non elaboriamo delle idee di carattere politico, adesso le dirò anche, soltanto che mettiamo a disposizione di chiunque le vuole portare avanti, indipendentemente dall'appartenenza della sua formazione politica. Per questo diciamo non c'è un'identificazione con nessuno, non perché non vogliamo interessarci a questo argomento, perché vogliamo interessarci con questa precisazione, con questa specificazione. Tra l'altro io sono abbastanza interessato al discorso di carattere politico, sentirete, no? Ma il nostro movimento è composto soprattutto di ragazzi intorno ai 30 anni, sono tutti giovani professionisti, laureati e così via, che invece rivendicano con una rigidità molto più forte della mia, l'autonomia del nostro movimento rispetto a ogni soggetto politico. No? Noi a volte capitano che li invitano dei movimenti mettendo il nostro simbolo accanto al simbolo di questo movimento. Non vogliono, dice. Il movimento che vi invita mette il suo simbolo, ma il nostro non deve esserci, perché non deve, le persone non deve generarsi la confusione. Sembrava doveroso. Ecco, detto questo, io se volete fare delle domande, cominciare le domande, se no faccio una piccola introduzione, no? Su questo discorso. Guardate che inevitabilmente farò taglierò con l'accetta il discorso, perché è una visione del mondo quella che noi portiamo avanti, non possiamo certo improvvisarla in una serata, però vorrei dire alcuni concetti. Innanzitutto questa parola di crescita che spaventa tanto le persone. Come mai le persone si spaventano davanti alla parola di crescita? Perché associano alla parola di crescita il senso della diminuzione, del peggioramento, del tornare indietro? Molti mi dicono che questa reazione dipende dal fatto che questa parola ha un prefisso privativo de, che indica diminuzione. Ecco. Però io invito a ragionare che non è questa la ragione per cui spaventa la parola di crescita. Spaventa perché noi siamo abituati a fare un collegamento irriflesso, irragionevole, tra la parola crescita e la parola miglioramento, come se fosse anche un miglioramento. Ora, è questo il punto, ma non è così, perché ci sono delle crescite di fenomeni positivi e ci sono delle crescite di fenomeni negativi. Cioè, se cresce il numero degli studenti universitari è un fatto positivo. Se cresce il debito pubblico non è un fatto positivo. Se cresce una massa tumorale non è un fatto positivo. Se cresce la febbre non è un fatto positivo. Allora, quello che noi dobbiamo dire è che la parola crescita è una parola che non ha una valenza o positiva o negativa, dipende da cosa sta crescendo. Per quale motivo noi siamo abituati a dare una valenza positiva alla parola crescita? Perché siamo stati bombardati dall'idea che la crescita economica è un fatto positivo. Cioè, la connotazione positiva della parola crescita deriva soprattutto da questo aspetto qua. Perché se ci pensiamo, non è così, no? Non sempre la crescita significa un miglioramento. Infatti, faccio sempre un esempio un po' così burlesco. Dico, ho un fratello di 40 anni in Inghilterra, a Londra. Questo mio fratello ha una figlia di 3 anni. Ogni tanto ci telefoniamo e quando io telefono a mio fratello gli dico: state bene tutti quanti a casa? La mia nipotina cresce? Ma se dicesse mio fratello: stai bene, cresci? Mio fratello gli dice: vedi, sei voluto il cervello. Ma 40 anni non cresce più. Allora, infatti, è una spinta forte a ridimensionare questo significato che noi diamo in maniera irriflessa alla parola. Ma per quale motivo a livello economico siamo convinti che la crescita sia un concetto positivo? Perché siamo convinti che la crescita misuri la quantità dei beni che vengono prodotti e dei servizi che vengono forniti. In realtà l'indicatore della crescita, il prodotto interno lordo, il PIL, è un indicatore monetario e in quanto indicatore monetario può prendere in considerazione soltanto le cose che vengono comprate e vendute, che vengono scambiate con denaro. Ma le cose che vengono comprate in tutte sono le merci, non sono i beni. Se dobbiamo fare una definizione specifica, dei due concetti
La parola merci indica gli oggetti e i servizi che vengono comprati e venduti. La parola bene, beni indica gli oggetti e i servizi che rispondono a un bisogno, soddisfano un desiderio. Ma non tutto quello che compriamo risponde a un bisogno, soddisfa un desiderio. Non tutte le merci sono beni, né tutto ciò che soddisfa un bisogno, un desiderio, si deve necessariamente comprare. Non tutti i beni devono passare sotto la forma di merci. Questa distinzione non è che la inventiamo noi, questo è un fatto logico, lo sanno anche gli economisti, fanno finta di non saperlo, lo sanno perfettamente. Allora vi faccio degli esempi per capire che esistono delle merci che non sono beni e che esistono dei beni che non sono merci. Il 3% del nostro PIL è cibo che si butta. Il cibo che si butta si compra, si paga, è una merce. Non è un bene perché non soddisfa nessun bisogno. Anzi, aumenta la quantità dei rifiuti, la parte putrescibile dei rifiuti che è quella più difficile da gestire. Se noi tutti ci comportassimo come mi ha insegnato mia mamma, noi non butteremmo più del cibo. E se noi tutti non buttassimo più del cibo, il nostro PIL diminuirebbe del 3%. Avremo qualche peggioramento della nostra vita? Gli unici ad avere qualche problema dal punto di vista delle cornaglie sarebbero il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, il Presidente, perché ogni volta che parlano aprono bocca e parlano sempre di crescita. Una decrescita di questo momento che spaventerebbe. Vi faccio altri due esempi, tanto per capirci. Uno è legato all'uso dell'energia. Per riscaldare le nostre case noi consumiamo mediamente 20 litri di gasolio o 20 metri cubi di metano al metro quadrato all'anno. In Germania non consentono di costruire le case che ne consumano più di 7. Ma le case che ne consumano 7 sono le peggiori, le migliori consumano 1,5 litri. Quindi le peggiori consumano 1/3 delle nostre case, le migliori consumano 1/20 delle nostre case. Se per legge si può imporre che una casa non consuma più di 7 litri, come mai le nostre case consumano 20 litri? Perché disperdono energia. Sono costruite così male che disperdono energia dalle finestre, disperdono energia dallo studetto, disperdono energia dalle pareti. 13 litri su 20 sono una merce che si compra, che si paga, ma non sono un bene perché non servono a scaldare la casa. Siccome ogni volta che noi bruciamo delle fonti fossili o del gas per fare energia, mandiamo dell'anidride carbonica all'atmosfera e quindi contribuiamo all'effetto serra, i 13 litri su 20 che si sprecano, che si pagano, sono qualcosa che peggiora la nostra vita. Se noi ristrutturassimo delle case mal costruite e i consumi scendessero da 20 litri al metro quadrato all'anno a 7 litri, a 5 litri, noi faremmo una decrescita del prodotto interno lordo che comporta un miglioramento della qualità della vita. Una decrescita felice. Perché manderemo in atmosfera meno anidride carbonica. Ridurremo l'effetto serra. Vi faccio un ultimo esempio, ed è questo, ma se ne posso fare molti di più, per dirvi l'assurdità. Se è un inverno stiamo tutti quanti male e compriamo tante medicine, il prodotto interno lordo aumenta, l'economia cresce. Quindi vuol dire che se il prodotto interno lordo e la crescita misurano il benessere, più stiamo male e più aumenta il nostro benessere. Se invece stiamo bene e compriamo meno medicine, il prodotto interno lordo diminuisce. Quindi vuol dire che se stiamo bene, diminuisce il nostro benessere. A me sembra un'idiozia, non so, no? Ecco, ora, quando sento dire che le persone si spaventano perché la decrescita non può essere felice, dico, ma c'è, pensate a quello che dite o non ci pensate? Allora, noi stiamo introducendo elementi di valutazione qualitativa nel fare umano, mentre il PIL è un indicatore semplicemente quantitativo. Misura come fatti positivi anche dei fatti che non sono positivi. E vorrei arrivare a questo punto al Medioevo, anzi mi hanno detto addirittura l'età della pietra, no? Perché le carrozze a cavallo, di tutto. No? Allora, quando mi è arrivata questa obiezione, io dico, secondo voi, insomma, non pretendo che siate ingegneri, ma per fare una casa che consuma 7 litri o 5 litri,
ci vuole una tecnologia più evoluta o meno evoluta rispetto a quella che ci vuole per fare un gas che consuma niente litri? Ci vuole più evoluta o meno evoluta? Cioè, non è un tornare indietro, è un andare avanti in una direzione diversa. Cioè, nelle economie finalizzate alla crescita, le innovazioni tecnologiche sono finalizzate a aumentare la produttività. Nelle economie finalizzate alla decrescita, le innovazioni tecnologiche devono essere indirizzate a ridurre gli sprechi di energia, gli sprechi di materie prime e la quantità degli oggetti che al termine della loro vita noi portiamo allo smaltimento. Smaltimento significa interramento o combustione. Cioè, voi pensate, no? Questi che si vantano di essere evoluti tecnologicamente, no? Quando un oggetto che non svolge più la funzione per cui l'abbiamo comprato contiene ancora dei materiali. Questi materiali possono essere riutilizzati. Invece noi spendiamo dei soldi per renderli definitivamente inutilizzabili, mettendoli sottoterra, bruciandoli, con dei processi che creano dei danni di carattere ambientale e danni alla salute. Questa è una società tecnologicamente evoluta. A me mi sembra che sia una società primitiva, non tecnologicamente evoluta. Allora, immaginiamo che ci sia un governo illuminato, no? Io dico sempre che è un ossimoro, ma comunque, prendiamola per buona questa cosa, no? Che decida di porre al centro della politica economica e industriale la ristrutturazione di tutte le nostre case perché consumino come le peggiori case tedesche. Cosa succederebbe? Si creerebbe un sacco di posti di lavoro, o no? Il lavoro sarebbe un lavoro utile? Il lavoro si pagherebbe da sé, senza aumentare i debiti né pubblici né privati. Perché se io ho una casa che consuma 20 litri e dopo la ristrutturazione ne consuma 5, vuol dire che io spendo ogni anno meno soldi per riscaldare la mia casa. E quindi vuol dire che un certo numero di anni i risparmi sui costi di gestione ammortizzano il costo di investimento. Cioè noi invece di spendere dei soldi per comprare delle fonti fossili che sprechiamo, dovremmo spendere dei soldi per pagare i salari e gli stipendi alle persone che lavorano per fare in modo che non sprechiamo le fonti fossili. Vi sembra una cosa così campata per aria quello che sto dicendo? Quando sentivo il presidente Letta, io non Letta, io non so come fanno a scegliere questi politici, perché mi vengono in crisi, sono dal pensiero, no? E diceva, io mi sono preoccupato per l'occupazione giovanile e voglio fare di tutto perché i giovani trovino lavoro e quindi devo fare in maniera di abbassare le tasse agli imprenditori che assumono i giovani. Sembra una cosa intelligente, ma facciamo finta che io sia un imprenditore e che non abbia ordini in portafoglio. Se il governo abbassa le tasse per l'assunzione dei giovani, secondo voi io assumo dei giovani? Solo perché abbassano le tasse? Io i giovani li assumo se ho delle cose da fare, se ho degli ordini in portafoglio. Cioè, come si fa a pensare che semplicemente agendo a livello monetario e fiscale le persone possono essere indotte ad assumere qualcuno, gli imprenditori possono essere indotti ad assumere dei dipendenti? Come si fa a pensarlo? Io non riesco neanche a immaginare una cosa di questo genere. Allora, la decrescita in prima istanza è la diminuzione della produzione, del consumo di merci che non sono beni. Non c'entra niente la rinuncia, il sacrificio, tutte queste cose qua, no? Anzi, quando io sento che bisogna fare delle rinunce, mi vengono dei brividi, no? Perché dico dei brividi? Perché uno rinuncia a qualche cosa che ritiene importante, lo fa per motivi etici. Ma uno che ristruttura la casa e non spreca più 15 litri su 20, a che cosa rinuncia? A niente. Guadagna. Allora, prima lui ha detto che noi dobbiamo la televisione. Qualcuno mi dice, voi avete rinunciato alla televisione? No, neanche per sogno. Noi abbiamo scelto di non averla perché siamo così presuntuosi che riteniamo di poter spendere il nostro tempo in maniera più intelligente che investirci davanti a quella scatola.
Questo è, c'è una razionalità in tutto quello che noi diciamo, fondamentalmente, c'è anche un'etica, ma c'è una razionalità. Per quale motivo dobbiamo sprecare delle risorse della terra? Per quale motivo dobbiamo, sprecando queste risorse, aumentare l'inquinamento? Per quale motivo dobbiamo, sprecando queste risorse, privare i popoli poveri del necessario per vivere? Per quale motivo dobbiamo fare delle guerre per avere delle risorse che sprechiamo? Cioè, mi sembra una cosa che non ha nessun fondamento. Ora, come, questa è soltanto la prima parte del discorso, cioè, la decrescita e la diminuzione della produzione e consumo di merci che non sono beni, ma c'è anche la seconda parte del discorso che voglio riprendere. Ci sono dei beni che non necessariamente passano sotto la forma di merci, e sono due tipi di beni. Il primo sono i beni autoprodotti. Il secondo sono i beni che vengono scambiati senza denaro all'interno di rapporti di carattere comunitario, basati sul dono e sulla reciprocità. Sono stati studiati scientificamente a partire dagli anni 20 da alcuni antropologi francesi, in particolare Marcel Mauss, ma è la regola dei rapporti comunitari che esistevano nei nostri villaggi, di paesi di campagna, e che continuano, che dovrebbe esistere all'interno delle famiglie e che continuano a esistere all'interno delle nazioni monastiche. Sono comunità in cui si scambiano i soldi, i monaci in una. Allora, cominciamo a vedere questi due aspetti velocemente. Qualche anno fa, diciamo due generazioni fa, si facevano un sacco di cose in casa e adesso non si sanno più fare. Per quale motivo non si sanno più fare? A scuola non te ne insegnano, perché a scuola si insegnano a leggere e a scrivere, ma a muovere le mani non te ne insegna più nessuno, non è cultura. Due generazioni fa si facevano un sacco di cose, oggi non le facciamo più. Perché? Perché chi non sa fare niente deve comprare tutto. E siccome il PIL misura le merci, chi non sa fare niente fa crescere il PIL di più di chi sa fare delle cose. Noi da 14 anni, da 15 anni viviamo in campagna, come dicevano, e abbiamo un piccolo orto dove facciamo la frutta e la verdura. La verdura che facciamo è un bene, risponde al nostro fabbisogno alimentare, meglio della verdura che si compra al mercato, però non fa crescere il PIL perché non viene comprata e venduta, ce la consumiamo noi. Anzi, siccome noi consumiamo la nostra verdura, non andiamo a comprare la verdura al mercato. Quindi facciamo diminuire la domanda della merce frutta e verdura, facciamo decrescere il PIL. Se il PIL misura il benessere, le famiglie che hanno un orto in cui autoproducono molte cose sono degli asociali che stanno facendo il nostro malessere. Cioè, noi facciamo la nostra verdura, vedete, allora, noi pensiamo sia importante riscoprire il saper fare. Mi raccontava un giornalista pugliese di Bari, di Report, che negli anni 60 le donne pugliesi si vergognavano di dire che facevano in casa le orecchiette. Perché qual era il meccanismo? Cioè, ma perché ti fai le orecchiette in casa? Perché sei così pezzente che non hai nemmeno i soldi per comprarti la pasta. E la domenica, per far vedere che non ho tutto il benessere, ostentavano di potersi permettere di comprare la pasta prodotta industrialmente. Quindi, questa operazione, che è una privazione, è stata trasformata in un progresso, la gente l'ha vissuta come un progresso. E questa qui è una questione, diciamo, dal punto di vista filosofico, io dico brevemente delle cose, non c'è pazienza, ma devo dire perché ci sono dei filosofi, ce n'è uno in particolare, che insegna sia all'Università Americana sia alla London School of Economics, che si chiama Richard Sennett, che ha scritto un libro che si intitola L'uomo artigiano. In questo libro lui sostiene che la vera caratteristica che distingue gli esseri umani da tutti gli altri esseri viventi è la capacità di muovere le mani per fare delle cose sotto la guida dell'intelligenza progettuale. E lui sostiene, giustamente, vuol dire, chiunque di noi lo sa, che sono cose ovvie, che quando gli esseri umani fanno delle cose con le mani,
sotto la guida dell'intelligenza progettuale non c'è soltanto un flusso di informazioni che va dal cervello alle mani, ma c'è un flusso di informazioni che va dalle mani al cervello, perché le mani, attraverso la duplice funzione del tatto e della pressione, mandano una serie di informazioni molto più precise delle informazioni che mandano gli occhi. Per cui si è persa completamente la capacità che distingue gli esseri umani da tutti gli altri esseri viventi, perché era necessario che si perdesse questa cosa per poter consentire la crescita del prodotto interno lordo. Noi abbiamo, se volete, adesso in questa prima fase non la farei, posso fare con voi una lettura del Genesi su questo argomento, molto bella, molto importante, che mi è stato suggerito da un economista che si chiama Claudio Napoleoni, che io ho sviluppato e che ho descritto nell'ultimo libro che ho scritto, che si intitola Monasteri del terzo millennio. Però per il momento la lascio perdere, se vi interessa la faccio molto volentieri con voi questo tipo di lettura. L'altro modo attraverso cui gli esseri umani possono, diciamo, non dipende totalmente dal prodotto interno lordo, è quella dell'economia del dono. L'economia del dono è, diciamo, l'economia che ha sostenuto i gruppi umani per tutta la loro storia. Questi francesi, questo antropologo Marcel Mauss, ha visto che in tutte le epoche storiche, in tutti i luoghi del mondo, i gruppi umani si sono scambiati il tempo soprattutto, anche le cose. Ma quello che conta è lo scambio del tempo, perché lo scambio del tempo implica la relazione, il rapporto di persone, sulla base di delle regole che non erano scritte da nessuna parte, ma che si trovavano dappertutto. La prima regola è l'obbligo di donare. Se io vedo che il mio vicino ha bisogno di qualche cosa, io la so fare, la faccio, non chiedo niente in cambio, perché il dono è per definizione gratuito. La seconda regola è l'obbligo di ricevere. La terza regola è l'obbligo di restituire magari anche un po' di più di quello che si è avuto. Perché se io sono stato beneficiato dal tempo di qualcuno, vedo che in un certo momento lui ha bisogno di qualche cosa con lei, che io so fare, la faccio gratuitamente. Allora lo scambio non mercantile, non basato sul denaro, crea legame sociale, crea solidarietà tra le persone. La parola comunità è composta da due parole latine. La prima è la preposizione cum, che indica il complemento di compagnia. La seconda è la parola munus, che significa dono. Le comunità sono gruppi umani in cui il legame sociale, il cum, è costituito dall'economia del dono. Anche questo è stato distrutto. Perché una persona che è inserita all'interno di una rete di relazioni sociali basata sulla solidarietà non deve comprare tutto, soprattutto i servizi alla persona. Una persona isolata, una famiglia isolata, deve comprare tutto. E chi compra tutto, come ho detto, fa crescere più di più di chi non sa fare niente, di chi non è capace di avere rapporti positivi con gli altri. E questo è drammatico dal punto di vista sociale, perché se si mercifica tutto, i rapporti delle persone diventano rapporti conflittuali, competitivi. Chi vende vuole avere il prezzo più alto. Se vedi che chi compra un pottottolone, cerca di fregarlo. Chi compra vuole pagare il prezzo più basso, si vede che chi vende è costretto perché è in difficoltà, gli chiede il prezzo più basso, ne approfitta. Quindi questi rapporti sono rapporti conflittuali, finalizzati alla crescita. Ma guardate che la cosa peggiore non è il rapporto conflittuale, la cosa peggiore che deriva da queste cose è l'indifferenza. Perché se io a lei non vendo niente, da lei non compro niente, lei per me non esiste, non esiste. Nei condomini delle città, se c'è un vecchietto o una vecchietta che vive da sola e muore, non se ne accorgono nessuno. No? Le persone a malapena sanno, quelli che, le famiglie che hanno lo stesso pianerottolo, ma sotto e sola non li conoscono. Questa non è una deformazione, un egoismo, è la conseguenza logica di una economia finalizzata alla competizione, finalizzata alla crescita e che rompe ogni tipo di solidarietà. Allora, noi pensiamo che bisogna riscoprire la capacità del saper fare e i rapporti di carattere comunitario. E la decrescita, in seconda istanza, si realizza aumentando, pensate alla decrescita che si ha con un aumento sempre veramente una follia, aumentando la quantità dei beni
che non passano sotto la forma di merci o autoprodotti o scambiati sulla base dell'economia del dono. Allora, cominciamo a dire che la decrescita è un concetto, innanzitutto, un po' più complesso di quanto uno lo immagina. Secondo, nasce a livello economico, ma travalica subito...